Gianfranco Morini, ringrazio dell'invito, anche se stasera il Comitato Acqua Pubblica, sono onorato di aver di intervenire subito dopo il dottor Ricci, perché la questione della sanità in Toscana, ma a Arezzo specialmente, diventa sempre più problematica. Il Comitato Acqua Pubblica di Arezzo si batte da anni, lo sapete tutti, per contrastare questo modo di gestire un bene come l'acqua. Noi siamo attivi da tanti anni, abbiamo riscontrato purtroppo che la politica dei partiti che occupano le istituzioni, le gestiscono a modo loro, sono praticamente sordi a qualunque istanza che provenga dal basso, e come voi sapete benissimo, pagate dei prezzi talmente alti nelle vostre azioni che fate sia a livello locale che anche nazionale piuttosto. Io credo che far riconoscere a tutti l'azione che è stata portata avanti anche dal vostro movimento con i rappresentanti che avete avuto in questo comune, nell'amministrazione che in questo momento sta andando a termine e per la quale ci sono le elezioni del 31 maggio, debba essere riconosciuto. Noi come Comitato Acqua Pubblica riconosciamo sicuramente ai vostri eletti in questo Consiglio Comunale che adesso finisce, che si sono mossi veramente in sintonia con tutte le istanze che noi abbiamo proposto, ma anche loro stessi hanno portato avanti in modo veramente egregio. Purtroppo si sono trovati davanti un partito dominante di questa città, come in questa regione, in questa provincia, che praticamente ha fatto di tutto per non neanche partecipare ai voti quando si trattava di non poter farle, neanche potevano uscire, no, sono riusciti anche ad andare via pur di non votare e non esprimersi rispetto a un problema come quello dell'acqua, della gestione dell'acqua, che è una cosa palesemente tradita dopo il referendum del 2011, dove il 96% dei cittadini, degli italiani, si era espresso per avere una gestione pubblica e senza profitto sull'acqua. È stato fatto l'esatto contrario, abbiamo avuto una maggior presenza del privato, più peso del privato, maggiori profitti, accompagnati da continui aumenti ingiustificati delle tariffe, proprio senza nessun motivo. Noi siamo in una situazione per cui la società che gestisce fa utili altissimi, elevati ogni anno, e praticamente non fa neanche gli investimenti che sono già programmati e sulla base dei quali è stata modulata la tariffa. Cioè noi cittadini paghiamo tariffe molto più elevate di quelle che ci spettano, perché neanche gli investimenti che sono programmati vengono fatti, vengono sistematicamente rinviati, riprogrammati, ma le tariffe per noi si alzano solo continuamente senza abbassarsi mai. Questa è la colpa, ovviamente è una responsabilità della politica, di coloro che hanno occupato finora la politica, non è della politica in senso quella che viene fatta dai cittadini normalmente, la politica vissuta come confronto sulle problematiche. I partiti purtroppo tradizionali hanno smesso di assolvere la funzione, di svolgere quel ruolo e la funzione per cui erano nati e dovrebbero esistere, che sarebbe quella di recepire le istanze che provengono dalla cittadinanza e trasferirle nell'amministrazione quotidiana. Sarebbe semplicemente questo il loro ruolo. No, invece non si limitano a questo, anzi non lo fanno affatto, si occupano di presenziare in ogni posizione, in ogni ruolo che ci sia la possibilità di influire su scelte che favoriscono taluni, pochi, e però vanno a discapito della maggioranza della cittadinanza. Quindi noi continuiamo a fare la campagna
di obbedienza civile, perché noi sono anni dopo il referendum che continuiamo a assistere i cittadini che nel contrasto di questa situazione, per affermare il diritto a vedere la gestione ritornare pubblica di questo servizio nel nostro ambito territoriale. Noi crediamo che sia importante che i cittadini il 31 maggio veramente aprano gli occhi finalmente, o tutti coloro che magari non avevano avuto più voglia di andare alle urne, che vadano a votare e premino soltanto quelle persone, quelle figure che veramente hanno dato prova di interessarsi delle questioni, realmente delle problematiche dei cittadini, non i soliti partiti, la solita politica di destra, di sinistra, di centro. Qui ognuno mette del proprio per tradire comunque l'aspirazione dei cittadini. Quindi noi crediamo in questo che fate voi, ovviamente noi appoggiamo sicuramente la battaglia delle priorità, che sono quelle che sono ovviamente l'acqua pubblica, i servizi che devono essere pubblici, gestiti dal pubblico, perché il pubblico non è vero che non ha le capacità per poterli gestire, è troppo semplice devolvere ad altri per farli approfittare altri. Invece bisogna imparare e dimostrare che l'amministrazione pubblica può benissimo gestire i servizi con tariffe eque in un sistema di economicità, efficacia ed efficienza. Quindi io mi complimento con il Movimento 5 Stelle perché in questi anni ha svolto un ruolo importante. Ringrazio della vostra ospitalità. Noi continueremo comunque la battaglia sull'acqua, anche se dopo le elezioni per noi non cambia niente. Approfitto per dire che adesso andrò anche subito a dare la mia adesione al referendum, subito metterò la mia firma, e con questo vuol dire che il Comitato Acqua Pubblica aderirà in toto a quella battaglia che è per la sanità, una sanità giusta e nelle aspettative dei cittadini di Arezzo. Grazie.